Altermondo. Tutto quello che appunto si dice dei lampedusani, del loro impegno, quello che hanno fatto, io ritengo che quello che hanno fatto è assolutamente naturale, e che farlo passare per straordinario è pericolosissimo, perché noi non abbiamo fatto nulla che non fosse un dovere minimo di civiltà. Non farlo sarebbe stato da animali, e fare passare per straordinario quello che abbiamo fatto finirebbe quasi con illegittimare atteggiamenti meno solidali. Il Comitato 3 ottobre nasce all'indomani della strage perché forse anche come modo per alleggerirsi la coscienza, no? Per dire ok, adesso devo fare qualcosa, e quindi abbiamo fondato questa associazione che ha come scopo principale quello di promuovere l'emanazione di una legge istitutiva della giornata della memoria e dell'accoglienza il 3 ottobre di ogni anno, che ha come scopo, cioè che vorrebbe essere una giornata in cui non solo commemorare le vittime del 3 ottobre e di tutte le altre stragi del Mediterraneo, ma soprattutto quella di completare un'attività che dura già dal 3 ottobre scorso, ma che dovrebbe durare un anno intero, nel quale cercare di diffondere gli esempi di buona accoglienza che anche in Italia esistono, e che chiaramente sono sempre affidati alle associazioni di volontariato, alle associazioni di attivisti, lì dove lo Stato non riesce o non vuole, meglio, creare strumenti di accoglienza, metodi di accoglienza, strutture di accoglienza che rispettino soprattutto le persone. In questo sono riuscite moltissime associazioni in Italia, e queste esperienze rimangono sempre un po' sia nell'ombra, ma soprattutto non sempre entrano in rete tra di loro. Il comitato ha un gruppo, diciamo, operativo che è fatto di 10 persone. La particolarità del comitato, che poi è la sua forza secondo me, è quella di essere fatto da 10 persone che non lavorano con i migranti. Quindi sono veramente rappresentanti di una società civile, che è quella stessa società civile che è tenuta lontana dal mondo delle migrazioni. In Italia sostanzialmente, ma forse anche nel resto, in altri paesi d'Europa, ci sono due mondi che non si incontrano praticamente mai, che sono il mondo delle migrazioni, fatta innanzitutto dai migranti, ma anche da tutti gli operatori, dalle ONG, dalle associazioni, eccetera, e il resto del mondo. Questi due mondi non si incontrano mai, perché, innanzitutto perché l'informazione non si occupa di questo, e poi perché anche le varie occasioni di incontro, i convegni, eccetera, rimangono sempre prerogativa del mondo delle migrazioni. Difficilmente la società civile è interessata o ha facoltà di accesso a questo tipo di incontri, di convegni o altro, e quindi molte cose, anche molti atteggiamenti, nascono dalla totale assoluta ignoranza sia delle norme che regolano, ma anche delle situazioni che portano le persone a migrare. Noi siamo andati a occupare in parte, saremmo lieti se non fossimo da soli in questo, a occupare quello spazio di mezzo che vuole mettere in contatto questi due mondi.